dal Vangelo di Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, e a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Sorelle e fratelli carissimi, ancora una volta tanti auguri per una Pasqua di vera risurrezione. Il Vangelo di questa ottava di Pasqua vi raggiunge dalla Cattedrale di San Tommaso e in modo particolare dalla cripta che custodisce le reliquie dell'Apostolo Tommaso, di cui oggi il Vangelo ci parlerà. Il Vangelo ci ripropone il pomeriggio della Pasqua. La settimana scorsa, giorno di Pasqua, abbiamo ascoltato l'annuncio di ciò che era successo il mattino di Pasqua, con le frenetiche corse di Maria Maddalena, Pietro e Giovanni, dal cenacolo al sepolcro e viceversa. Oggi invece il Vangelo ci presenta il pomeriggio di quello stesso giorno, il pomeriggio della Pasqua, e sembra una scena totalmente diversa da quella del mattino. Non ci sono più corse, non c'è movimento. Gli apostoli sono radunati nel cenacolo, con le porte chiuse e sprangate, ci dice il Vangelo di Giovanni, per paura dei giudei. Avevano condannato e ucciso Gesù, temevano di poter fare la stessa fine. E quelle porte sprangate simboleggiavano ogni tipo di paura contenuta nel cuore dei discepoli, paura che li aveva fatti chiudere, paura che li aveva bloccati, paura che non faceva loro rispondere a quello che il Signore aveva chiesto loro fin dal tempo della sua vita pubblica e che, come abbiamo ascoltato dal Vangelo, chiede ancora oggi, giorno di Pasqua. È bello però poter notare che nonostante la paura dei discepoli, nonostante le porte chiuse e sprangate, Gesù viene e sta in mezzo. Gesù garantisce la sua presenza in mezzo alla comunità riunita, non una comunità di perfetti, ma una comunità di persone che, come abbiamo detto la volta scorsa, sono innamorate di Gesù. Certo, lo hanno rinnegato, lo hanno abbandonato, lo hanno tradito, ma
ma volevano bene al loro maestro. Gesù arriva, mostra le mani e il fianco, i segni della sua passione, che non sono stati richiusi dalla risurrezione. Le ferite si sono trasformate in feritoie d'amore. Mostrano l'oro della vita donata, il valore della vita donata per amore. E Gesù non li rimprovera, Gesù dà loro ulteriori doni, dà il dono della pace, non come un semplice augurio, ma proprio come un dono reale già presente in mezzo a loro. Pace a voi. E la pace, ormai lo sapete tutti, fratelli e sorelle, nella Bibbia non ha significato solo di assenza di guerra. La pace è il dono della felicità, la pace è la pienezza della vita, la pace è la sintesi di tutti i doni che il Messia era venuto a portare. E insieme al dono della pace, Gesù dà loro anche un compito. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Affida agli apostoli la missione di continuare la sua opera, di annunciare il Vangelo e testimoniare il suo essere morto e risorto per amore. E infine dà loro anche la possibilità di rimettere i peccati, concede loro il perdono e li rende capaci di perdono, li rende capaci di donare la misericordia. E questo è il motivo per cui questa domenica dell'ottava di Pasqua, che anticamente si chiamava Domenica in Albis, perché i battezzati della notte di Pasqua, l'ottavo giorno, toglievano la veste nuova del battesimo, oggi viene chiamata anche dal 2000, per volontà di San Giovanni Paolo II, Domenica della Divina Misericordia. C'era però un'assenza quel giorno nel cenacolo, quando la comunità era riunita, e chi era assente era proprio il nostro Tommaso. Non sappiamo per quale motivo egli fosse assente, probabilmente perché era uno spirito più libero e più coraggioso degli altri, forse si aggirava per la città cercando di capire che cosa fare, come fare quello che il Signore aveva chiesto. Quando torna, i suoi amici gli dicono ciò che era avvenuto. Abbiamo visto il Signore, ma lui non crede. Non è che non crede al Signore, non crede ai suoi amici, e probabilmente non crede ai suoi amici perché i suoi amici non sono credibili. Erano fuggiti come lui, avevano rinnegato come lui, avevano abbandonato il Maestro, erano spariti. E come potevano essere adesso loro a dire che Gesù era apparso, che il risorto si era fatto presente in mezzo a loro? Ed ecco allora che Tommaso pone delle condizioni: se non vedo, se non tocco, io non credo. Gesù aspetta Tommaso, Gesù prende sul serio i dubbi di Tommaso. Gesù, 8 giorni dopo, ecco la domenica che stiamo vivendo, si ripresenta ancora una volta. Le porte erano ancora chiuse e sprangate. Avevano visto il Signore, ma nulla era cambiato nella loro vita, quasi a dar ragione a Tommaso. E questa volta Tommaso c'è. E Gesù, dopo aver salutato nuovamente tutta la comunità, dicendo pace a voi, abbiate una vita piena, abbiate una vita felice, si rivolge specificamente a San Tommaso, dicendogli: vieni Tommaso, vieni. Vieni a vedere, vieni a toccare, come tu desideri, come tu hai espresso. È bellissimo questo passaggio, sorelle e fratelli, perché in questo modo Tommaso scopre di essere conosciuto dal Signore, scopre che il Signore gli legge nel cuore, sa di cosa ha bisogno, sa quali sono i suoi desideri più intimi. E probabilmente Tommaso non ha più motivo di andare a mettere il dito nel foro dei chiodi o di mettere la mano nel foro della lancia nel cuore di Cristo.
Tommaso a quel punto ha bisogno solo di inginocchiarsi per esprimere la sua fede nel modo più semplice e più bello possibile: mio Signore e mio Dio. È una definizione bellissima che probabilmente non ha uguali non solo nel Vangelo ma in tutta la storia della Chiesa. Eppure pensate, Tommaso è conosciuto come l'incredulo, come colui che non voleva credere. Eppure non era il solo. Nel Vangelo di Matteo ci dice l'Evangelista che anche il giorno dell'ascensione alcuni dubitavano. Nel Vangelo di Marco, lo abbiamo ascoltato la notte della veglia pasquale, le donne per timore, spaventate, non dissero nulla a nessuno di ciò che aveva detto loro il giovane dentro il sepolcro. Nel Vangelo di Luca, i discepoli di Emmaus confondono Gesù con un pellegrino qualunque e nel Vangelo di Giovanni Maria Maddalena lo scambia per il giardiniere e durante la pesca miracolosa i discepoli lo scambiano per un fantasma. Eppure si dice che solo Tommaso è incredulo, eppure si dice che solo lui voleva vedere e toccare. E proprio per questo, come dice il suo stesso nome, Tommaso è gemello di ciascuno di noi, perché vive nella sua vita ciò che viviamo anche noi nella nostra, vive nella sua vita emozioni contrastanti. Tommaso è colui che quando Gesù annuncia la passione dice andiamo anche noi a morire con lui, colui che esprime il coraggio che ha nel cuore, il coraggio di far dono della propria vita al Signore. Ma Tommaso è anche colui che esprime il suo smarrimento. Durante l'ultima cena Gesù dice che lui dovrà tornare al Padre e che gli apostoli lo dovranno seguire perché conoscono la via. E Tommaso dice, ma noi la via non la conosciamo, come facciamo a seguirti? Tommaso mostra tutta la sua insicurezza e Gesù lo rassicura e con lui rassicura anche noi: io sono la via, la verità e la vita. E infine, in questo passo del Vangelo che oggi ci è stato proclamato, Tommaso mostra il suo dubbio in un primo tempo, ma poi mostra anche la sua capacità di riconsegnarsi al Signore. Mio Signore, mio Dio, non nel senso del possesso, ma nel senso della sua appartenenza al Signore. Gesù è come il mio cuore, serve perché io possa vivere, è come il mio respiro, serve perché io possa appunto respirare e quindi esistere. Gesù serve a farci respirare, Gesù serve a farci vivere. E poi c'è sullo sfondo del volto di Tommaso l'ultima beatitudine del Vangelo di Giovanni, che è la beatitudine di ciascuno di noi, della Chiesa di ogni tempo e dei nostri tempi. Beati coloro che pur non avendo visto, crederanno. Infatti, tante persone avevano visto Gesù operare dei segni e dire delle cose stupende. Tante persone avevano toccato con le proprie mani la grazia di Dio e la sua potenza salvifica, ma non hanno creduto. Quello che serve per credere è fare esperienza di Gesù. Le nostre liturgie, che ogni 8 giorni, di domenica in domenica, ci permettono di celebrare sempre la Pasqua, dovrebbero farci vedere Gesù, dovrebbero farcelo toccare Gesù, dovrebbero farci fare esperienza di Lui, perché solo chi ama, dice lo stesso Giovanni nella sua lettera, conosce Dio. Allora concludo dicendo a me stesso e a ciascuno di voi che vedrete questo video di scrivere il nostro personale Vangelo. Nella Chiesa si annunciano i Vangeli secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni. C'è bisogno di un quinto Vangelo, come diceva Mario Pomiglio, autore abruzzese di qualche anno fa,
un quinto Evangelo che ciascuno di noi deve scrivere, nel quale ciascuno di noi può raccontare la sua esperienza dell'incontro con il Signore morto e risorto, in cui ciascuno di noi può rendere credibile la sua testimonianza, perché avendo fatto noi esperienza della vita possiamo donarla a tutti, come ha fatto Tommaso, giungendo fino alle Indie e probabilmente fino alla Cina.